Ciao ragazze, benvenute sul canale YouTube di Trucchi.tv. Come vi avevo promesso qualche tempo fa, vi ho registrato la procedura per realizzare le unghie con la lampada gel di Essence. Io l'ho comprata quest'estate in vacanza. Nei video passati potete vedere nei video passati potete vedere l'haul di riferimento. Ora vi mostro. Allora, questo è il risultato completo. Io l'ho già utilizzato un paio di volte, due volte l'ho utilizzato e mi sono trovata bene. Vi mostro velocemente i prodotti che ho utilizzato, che sono allora, nello specifico, la lampada, questa qui di Essence, che potete, ormai credo che sia arrivata in Italia, potete già trovarla se non è ancora arrivata. Aspettate un pochino che poi la troverete. Questa qui che costa 25 euro, niente, non è una spesa folle. E molto pratica anche perché poi avete il bottoncino che è anche da timer. Quindi voi lo schiacciate, infilate e infornate le vostre mani. Poi quando si spegne la luce tirate le vostre via le mani. Questa è la lampada. Poi in base, ve li mostro. In base al procedimento, questo qui il cleanser per pulire e detergere le mani sia all'inizio che alla fine, poi lo vedete poi nella procedura. Questo è il cleanser, poi il primer da applicare. Dopo il primer mettiamo la base peel off, che è questa. Dopo la base peel off potete scegliere lo smalto che volete, sia Essence che un altro. Io appunto per dimostrare l'avevo provato sia con uno smalto Essence, funziona ovviamente, ma anche con altri smalti. Io avevo provato un rimmel in passato e adesso ho provato ad applicare questo, che è un OPI. Un OPI che è precisamente il upfront and personal. È molto carino, poi abbiate pietà di me per l'applicazione con la sinistra, già con la destra è già un tutto che, con la sinistra non c'è niente da fare. E alla fine di tutto il top coat. Dopo il top coat, alla fine di tutto, mi correggo. Di nuovo questo, il cleanser, per togliere, perché poi rimane appiccicoso. Niente ragazzi, vi lascio il procedimento, se avete dubbi scrivete sotto. Questo è il risultato finito, è abbastanza facile come procedura, un po' lunghetta, non è proprio, se siete di fretta e dovete cambiarvi lo smalto, questo lasciatelo perdere, optate per qualcosa di più veloce. Niente, ciao!